A Sersale siamo con l'allenatore del Real Cerva che gioca qui a Sersale le proprie partite casalinghe, che ha appena battuto lo Scandale per 6-2, tornando alla vittoria dopo 4 turni. Mister Rizzuti, il segreto di questa vittoria? Il segreto di questa vittoria sta tutto nel gruppo. Sta tutto nel gruppo perché dopo 4 sconfitte dovevamo per forza ritornare a vincere. In settimana abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso pedine importanti e quindi per noi non avevamo altri risultati. Abbiamo incontrato comunque un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà nella prima mezz'ora con Palermo e Lucanto, però poi credo che nel secondo tempo abbiamo un po' sistemato la difesa e poi diciamo che non abbiamo avuto problemi. Diciamola però che avete un po' approfittato del portiere under dello Scandale. Sì, devo ammettere che comunque ho detto ai miei ragazzi di approfittare di questa situazione perché abbiamo capito che il portiere comunque era un ragazzino e quindi potevamo sfruttare questa occasione. In effetti è stato così, non sono stati alcuni tiri imprendibili, comunque si è giovato a nostro favore. È bello da parte sua questa onestà e le volevo chiedere chi sono i nuovi acquisti del mercato, diciamo, Allora, autunnale? dal Sant'Anna abbiamo preso Calabretta, che comunque è un bomber che Ha penso fatto 3 gol. sia conosciuto, quindi ha esordito alla grande con una tripletta. E Ribecco, che è entrato nel secondo tempo perché ancora non hanno i 90 minuti nelle gambe perché erano fermi dall'estate. E poi abbiamo preso Gerace, perché essendo andato via Bellini come centrale difensivo l'abbiamo sostituito con questo calciatore, poi Bianco che oggi ha esordito il fuoriquota e ha fatto benissimo. Bene, mister, come mai giocate qui a Sersale? Bella domanda. Diciamo che è una questione politica più che sportiva, Ah, ecco. Perché mi hanno detto che il perché campo di Cerva. si gioca l'altra squadra. Noi sono 2 anni che facciamo richieste per giocare a Cerva. Ci hanno risposto con una lettera la società sportiva, l'altra società Ma perché il locale. campo, lo stadio di chi è? Lo stadio del comune. Sono 2 anni che l'ha dato in gestione all'US Cerva. Noi abbiamo Che milita chiesto in? in terza categoria. Poi Addirittura. sì, abbiamo chiesto il parere al sindaco. Il sindaco ha detto di chiedere il parere all'US Cerva e ci hanno chiesto per iscritto che volevano 120 euro a partita, cioè giocare nel nostro paese e pagare sinceramente quando l'altra squadra, oltre a non pagare, ha un contributo pure di 2.000 euro, non ci è sembrato giusto. Oddio, e voi avete un contributo? No, niente, l'abbiamo chiesto da 3 anni e non ci hanno dato nessun contributo. Per questo dico che è più una questione politica che sportiva e non dovrebbe essere così. Oddio, io mi incatenerei. Lo so, infatti no, c'è stato pure, abbiamo fatto un esposto ci è stato pure bocciato, quindi nemmeno la legge diciamo che fa il Un suo esposto? sì, alla procura, dove ci hanno detto che comunque, che secondo noi non era giusto, dice che non ci sono le basi perché Legali, secondo diciamo. loro va La bene così. giustizia italiana, come al Comunque solito. voglio fare i complimenti anche allo Scandale, ci ha messo in difficoltà, siamo stati fortunati pure nell'occasione del rigore perché se dava l'espulsione la partita magari sarebbe stata diversa. Purtroppo questo è stato pure un altro colpo di fortuna, chiamiamolo così. Va bene, mo, 6-2 è meritato alla fine, lo Scandale ha tenuto il primo tempo, però poi avete trovato quei gol da lontano, quindi è giusto così, la vittoria è sicuramente netta e giusta. Di dov'è lei, mister? Sono di Cerva. È proprio di Sì, Cerva. l'anno scorso giocavo, quest'anno mi hanno costretto, tra virgolette, a fare l'allenatore. Bene, ok, mister, la ringrazio in bocca al lupo per il proseguo del Grazie a campionato. voi.